Ciao amici, sono Simone. Benvenuti al nostro canale televisivo Happy Life. 1. Su questo canale le notizie vengono trasmesse contemporaneamente dai nostri giornalisti in Italia. Paolo Bonolis lancia la bomba: mi ha chiesto di avere rapporti intimi con lui. Ecco chi è il super VIP, fan sconvolti. Paolo Bonolis si è raccontato in una lunga intervista al Messaggero e ha destato scalpore con delle rivelazioni su Freddie Mercury, che in passato gli avrebbe fatto delle proposte indecenti. Dopo una partita di calcio fatta a Londra, infatti, il frontman dei Queen si è seduto accanto al famoso conduttore e gli ha chiesto di continuare la serata insieme, da soli. Mi fece capire che voleva trascorrere tempo con me, ma io gli ho fatto capire che non volevo. Mi chiese l'indirizzo, diedi quello di mia madre. Un anno e mezzo dopo mi fece avere due biglietti per il famoso concerto di Wembley. Quindi Bonolis ha raccontato i dettagli del loro incontro. Certo che l'ho conosciuto, ho avuto il piacere. Io ero a cena e lui, quando mi ha visto, è venuto a sedersi al mio tavolo. Lui voleva continuare la serata, ma a me non andava. Io ho un'altra natura. Io per i Queen andavo fuori di zucca, lui era un frontman straordinario, artista meraviglioso. Lui si è messo accanto a me, io parlavo inglese molto bene all'epoca. Tra le pieghe della discussione, io ho capito che lui voleva arrivare ad altro. Gli ho spiegato quanto fosse tutto bello, ma ognuno ha i gusti suoi e ho detto di no. Lui è stato carinissimo e si è messo a ridere. Oggi Paolo Bonolis è tornato su Canale 5 con Avanti un altro, prendendo il posto di Gerry Scotti e il suo Caduta Libera. Il tempo in Mediaset sembra però stringersi e il 31 dicembre 2021 scadrà il suo contratto con la rete. Si vocifera già di un ritorno in Rai, ma intanto il presentatore si è dedicato a un cameo nel film Tom e Jerry. I cartoni animati mi hanno fatto come sono, un animo fantasioso che cerco di portare nei miei show da sempre. Nei cartoni può succedere davvero tutto, nella vita non va proprio così. C'è anche una morale. Siamo tutti Tom e Jerry, inseguiamo per prendere qualcosa o scappiamo per non essere acchiappati. Il suo compagno di sempre, Luca Laurenti, parteciperà al film insieme a lui. Lui è di Dark Side of the Moon. Molti pensano: ma c'è o c'è fa? C'è. Legge la vita diversamente da noi. Mi snellisce la vita con l'imprevedibilità. Io non so mai cosa fa. È la mia via di fuga, Luca. Paolo Bonolis ha avuto un percorso brillante in televisione, ma, con l'arrivo di Laurenti, tutto ha preso una piega migliore. La mente delle loro trasmissioni è sempre Paolo, che nell'intervista ha voluto specificare quanto prima fosse più semplice creare cose nuove, mentre oggi è già tutto trito e ritrito. Sono stato un pioniere, le idee sembravano davvero opportunità. Oggi mi dicono che è stato fatto tutto, tutto arato. Si fa TV stanziale, da coltivatore, ha poi detto Paolo Bonolis parlando della televisione. Ma dai suoi programmi, trae il gusto di ospitare la gente comune, imprevedibile, che non segue il solito copione. Il fatto è che improvvisando, senza conoscere chi entra in studio, è come aprire ogni volta un nuovo sipario. Poi lo sforzo è quello di rendere tutto più leggero possibile. Difficilissimo alleggerire il clima, specie ora. Ed ha gusto proprio questo. Come l'essere pop. 2. Uomini e donne oggi, Valentina Utiero. Perché non torna? Le sue parole. La dama non ha più fatto ritorno nel programma e oggi ne svela il motivo. Intanto, racconta anche che tra lei e Roberta Di Padova ci sono stati dei dissapori. Perché Valentina Utiero non è ancora tornata a Uomini e Donne? Questa è la domanda che i telespettatori si pongono, percependo la sua assenza all'interno dello studio.
aveva lasciato il programma, con una scelta non poi così speciale, insieme a Germano Ovolio. Raggiunta dal magazine della trasmissione, Valentino spiega di aver attraversato delle settimane particolari, che non le hanno permesso di vivere con serenità. Ha tentato di mettere un po' ordine nella sua vita e ammette di aver tagliato qualche ramo secco. Questo per Valentina non è il periodo migliore per fare nuove conoscenze ed è lei stessa a dichiararlo. Pare che in lei sia rimasta la delusione per il momento vissuto con Germano quando hanno lasciato il programma. A oggi pensa che avrebbe voluto avere meno fretta, in quanto le sarebbe piaciuto concludere la sua esperienza nel programma in modo diverso. Quando Roberta Di Padova le ha raccontato la sua scelta con Riccardo Guarnieri, ha pensato che avrebbe voluto anche lei viversi un momento del genere. Ha dedicato tutta se stessa alla ricerca dell'amore e ora le è rimasto un po' l'amaro in bocca. La sua uscita di scena non ha rappresentato l'addio che avrebbe voluto, poiché avrebbe preferito lasciare il programma con qualcuno che provasse un vero interesse. Le resta qualche rimpianto dalla sua esperienza a UED. Purtroppo credo di essere stata spinta a uscire per dare un segnale, e anche le altre donne del parterre si sono messe di traverso. Si tratta comunque di un programma che rifarebbe mille volte, poiché le ha dato tantissimo. Ma è consapevole di aver chiuso il percorso per l'uomo sbagliato. Oggi non cerca più il principe azzurro, ma un uomo concreto che le dia sicurezze. Qualcosa dentro di lei è cambiato e sente il bisogno di avere vicino un uomo di cui possa fidarsi davvero. Per ora ha notato due cavalieri nel parterre che potrebbe interessarle, ovvero Gero e Luca. Nelle dame, però, non vede personalità e passionalità. Intanto, nella sua intervista, non può non parlare del lieto fine della sua amica Roberta. Come già ha dichiarato in passato, aveva consigliato alla Di Padova di lasciar perdere Riccardo, in quanto non è mai stata favorevole alle minestre riscaldate. Secondo lei, però, è giusto che Roberta si sia fatta guidare dai suoi sentimenti. A detta sua, l'amica sarebbe capace di rendere Riccardo più spensierato, mentre Ida era più simile a lui. Valentina, inoltre, fa sapere che tra lei e Roberta ci sono stati dei piccoli dissapori. La loro amicizia è nata per caso, quando si sono ritrovate in camerino insieme. Da allora non si sono più separate, tanto che ogni mattina la prima telefonata che la Piero fa è a Roberta. Ma dopo il suo compleanno e le festività natalizie si sono un po' allontanate, a causa di qualche incomprensione. Ora fortunatamente sono riuscite a ritrovarsi. Grazie a tutti e se vi piace il nostro canale lasciate qualche commento al di sotto.